Buongiorno, primo giorno di Vlogmas. Dunque, sono le 8:30. Francesco non è andato a scuola perché ha un po' di tosse. In realtà, secondo lui, è tanta tosse. Ora Marco, quando torna, che è andato a finire quel lavoro della caldaia, prende uno sciroppo. Comunque, noi siamo andati, abbiamo portato i cani, tra l'altro piove. Abbiamo portato fuori i cani, siamo andati al Penny a prendere giusto due cose. I croccantini per cani e gatti che erano finiti e altre due cosine che ora vi faccio vedere perché devo ancora mettere a posto. Abbiamo preso la sabbietta per gatti, i croccantini per gatti, i finocchi, così poi penso domani perché mi sono dimenticata di comprare il burro, quindi oggi di sicuro no. Insomma, domani o prossimamente farò la ricetta dei finocchi gratinati che una ragazza mi aveva chiesto, quindi è molto semplice. E poi ho preso i biscotti Oro Saiba, siccome ho ancora il reflusso, quindi ho cercato su internet cosa posso mangiare, cosa non posso mangiare. E biscotti con pochi grassi, questi biscotti secchi hanno pochissimi grassi. E non posso bere il caffè, sono in crisi, 2 giorni che non bevo caffè, mi manca tantissimo, però cioè, sinceramente stavo veramente male con questo dolore qui, soprattutto la notte. Tra l'altro ho scoperto che dormire sul lato destro peggiora il reflusso, si dovrebbe dormire sul lato sinistro e io, come sapete, posso stare solo sul lato destro perché non mi passano completamente le vertigini. E quindi niente, mi sono persa nel discorso. Comunque niente, ho ancora il reflusso e quindi sto attenta a quello che mangio. Ho preso il Philadelphia Light e ketchup perché era finito e poi ho preso anche il misto di funghi. Allora, ho deciso che per il Vlogmas voglio provare a truccarmi tutti i giorni, anche se a volte non uscirò, tipo oggi, sono tutto il giorno in casa, però voglio truccarmi lo stesso un pochino, come ora, no? Così, no? Così veloce e leggera. E niente, adesso faccio colazione, faccio un po' di latte senza caffè. O magari proprio pochino pochino, cioè a me il latte senza niente non piace, qualcosa ce la devo mettere, o un po' di caffè o un pochino di Nesquik, se no veramente non ce la faccio, il sapore non mi piace. Appena mangio qualcosa ricomincio subito il dolore qui, che palle. Ora aspetto 20 minuti e poi prendo Malox. Allora, quando non c'è Olaf, qualcun altro c'è che cerca carenze. Ho finito di pulire, sono pulita abbastanza veloce stamattina perché a questo tempo proprio non c'ho voglia. Adesso io vorrei provare la spugna magica, ho aspettato fino adesso e così da provarla insieme a voi, sono troppo curiosa, non vedevo l'ora di provarla. Quindi praticamente si bagna con acqua e basta. E niente, proviamo. Ci sono un po' di macchie sparse sul muro e in camera di Francesco ci sono delle macchie di colla. Non so se può funzionare anche su quelle, perché praticamente quest'estate avevo fatto un accrocco per mettere il ventilatore in alto. Francesco, il cavo non era abbastanza lungo, quindi l'ho messo con lo scotch di carta. Non pensavo che rimanesse così appiccicoso togliendolo, poi invece è rimasto tutto appiccicoso e non sono riuscita a toglierlo. Quindi proverò magari quello domani quando Francesco sarà a scuola. Comunque, andiamolo a provare. Tanto per cominciare, qui ci sono queste macchie qua.
proviamo a toglierle. No, vabbè, funziona. Non ci posso credere, è veramente magica. No, vabbè, una figata. Qui abbiamo veramente un bel po' di macchie. Vediamo un po'. No, vabbè, veramente. Io ora non smetterò mai di ringraziare la ragazza che mi ha consigliato questa spugna. Voglio provare una sfida impossibile. C'è queste macchie di colla adesivo, credo. Non so cosa ci avessero messo, forse degli attaccapanni adesivi. Ho provato, ovviamente ho già provato a toglierli, non sono mai riuscita. È riuscita a togliere quasi tutta la colla che c'era. Veramente impressionante. L'ho ridotta così, eh? È strano perché si consuma proprio come se fosse una gomma. Comunque adesso mi preparo il pranzo. E faccio il risotto con i funghi. Faccio dose doppia così ne mangio metà a pranzo e metà a cena. Vi ricordate di Roberta? Vi avevo chiesto di mandargli un in bocca al lupo e tanta energia positiva perché si sarebbe dovuta operare per un tumore al seno. L'altro giorno mi ha scritto su Instagram e finalmente l'hanno chiamata per l'operazione. Quando uscirà questo video, l'operazione l'avrà già fatta perché, se ricordo bene, è mercoledì 30. E mi ha chiesto se potevo salutarlo nel video. Quindi Roberta, ti saluto, ti mando un abbraccio grandissimo, vedrai che andrà tutto bene e si sistemerà tutto. Ti mando un abbraccio grande, grande, grande e mi raccomando, forza, un abbraccio. Ciao Roberta. Ecco qua, risottino pronto. Buon appetito. Allora, io direi di iniziare con le decorazioni natalizie. Anche quest'anno vorrei decorare l'albero con decorazioni fai da te. Quest'anno ho pensato di sfruttare questi legnetti che avevo già, questi qui, li avevo presi quando facevo la pasta di mais e questi qui non sono bucati, però li vendono anche col buchino, così sono proprio già da appendere, diciamo. Basta metterci la cordina, un nastrino. E io ho pensato di mettere questi gancettini qui per poter passare la corda. Avvitarli nel legno e metterci la corda. Comunque, molto semplicemente voglio farci dei disegni. La matita e i pennarelli, quindi veramente super semplice. Disegni natalizi tipo gnomi, Babbo Natale, pupazzo di neve, molto molto semplici. Secondo me
è una cosa carina da fare insieme a dei bambini. A me sarebbe piaciuto tantissimo da piccola fare cose del genere. Fare cose in casa, disegnare, lavoretti, mi è sempre piaciuto fin da quando ero piccola. Può essere una bella soddisfazione per il bambino avere le sue decorazioni attaccate all'albero di Natale. Comunque, proviamo. Allora, ne ho fatti un po', per oggi mi fermo, e in alcuni ho aggiunto i glitter, la colla glitterata, questa qui. Se lo fate però state attente perché tende un po' a... Se ne mettete magari troppa, non lo so cosa è successo in realtà, però è uscito un po' il colore dal bordo. Anche qui, però qui ho cercato un po' di rimediare, però cioè, secondo me i glitter ci stanno bene. Ok, io adesso farei merenda perché inizio ad avere fame. Di sottofondo c'è sempre il mio aglio di Olaf, ormai penso ci avete fatto l'abitudine. Ho letto che la marmellata in teoria posso mangiarla, quindi
Quindi mi farei due fette di pane brustolite e sopra un pochino di marmellata. Ecco qua la mia merenda. Forza e coraggio, vado da Franci per i compiti. Allora, ciao. Basta, basta. Allora, i compiti che abbiamo fatto. E per domani sono già preparata al peggio perché comunque non ho mangiato niente tutto il giorno e continuo a dire che non si sente bene, gli fa male tutto e quindi mi sa che anche domani andrà come oggi. Comunque, io vado a fare la doccia, mi metto in pigiama e vediamo se tra un po' mangiasse qualcosa perché veramente non ho mangiato niente di niente tutto il giorno. E boh, vediamo. Ok, doccia fatta. Adesso sono le 6 quasi. Non so, ero indecisa se mangiare una mela o ormai aspettare la cena. Ho fame. E indovinate un po'. Tutti e due sulle mie gambe. Francesco alla fine non ha voluto mangiare niente e è andato a dormire. È andato a dormire alle 8:30. Spero che domani stia meglio. Quindi io adesso mi preparo, faccio le ultime cose, vado a dormire. Vi saluto e vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo domani. Buonanotte.